Ciao a tutte, oggi realizziamo insieme questo completo di copertina e giacchino all'uncinetto. Per il mio completo ho utilizzato un filato davvero bello, si chiama Canna da Zucchero Lux di Mistrico Filati. E dico davvero bello, ma in realtà sono tutti belli i filati Mistrico, uno più bello dell'altro. E adesso sto provando i filati estivi, quelli invernali sono stati una meraviglia, avete visto i vari tutorial che ho realizzato e i filati sono stati davvero il fiore all'occhiello di tutte le creazioni. Vediamo questo canna da zucchero Lux. Innanzitutto è un filato in viscosa, composto quindi per la maggior parte da viscosa, e poi nella trama ha un leggerissimo filo in lurex, da qui il nome, che rende brillante la trama. Il filato è molto fresco, quindi un filato estivo, scorrevole al tatto, e anche la copertina è venuta perfetta come peso, quindi è abbastanza sostenuta ma non troppo pesante, quindi ideale per le fresche serate estive o di inizio autunno, quindi possiamo utilizzarla anche per più tempo rispetto a quella lavorata con il filo di Scozia. Ogni gomitolo da 50 grammi misura 145 metri, quindi ha un'ottima resa. L'etichetta consiglia di utilizzare un paio di ferri o l'uncinetto dal 3,5 al 4. Io vi devo dire che ho lavorato questa copertina con l'uncinetto 2,5 e così anche il giacchino e sono venuti perfetti, quindi è un filato eccezionale anche per essere lavorato con uncinetti più piccoli. Il colore che ho scelto è il numero 10, è un leggero glicine, ma vi assicuro che le tinte sono tutte tinte unite, sono una più bella dell'altra, da provare tutte. Per il nostro giacchino dobbiamo avviare 74 catenelle. Queste saranno le catenelle della scollatura perché il modello è top down, si inizia dalla scollatura fino ad arrivare alla vita. Abbiamo avviato 74 catenelle, aggiungiamo 3 catenelle e queste sono le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Quindi adesso inseriamo l'uncinetto nella quarta catenella contando quella sull'uncinetto e lavoriamo una maglia alta e poi una maglia alta su ciascuna catenella di base per 10 volte, quindi dobbiamo avere per la prima metà davanti 10 maglie alte. Ho lavorato le 10 maglie alte della metà davanti, adesso lavoro l'angolo, il primo angolo. 2 catenelle, non salto nessuna catenella e nella seguente vado a lavorare una maglia alta. E questa è la prima maglia alta della spalla. Nella spalla dovrò lavorare in totale 16 maglie alte. Ho lavorato le 16 maglie alte della spalla, adesso lavoro l'altro angolo, 2 catenelle, una maglia alta nella catenella successiva e vado a lavorare sulle maglie alte del dietro. Devo lavorarne un totale di 22 maglie alte. Ho lavorato le 22 maglie alte del dietro, adesso lavoro l'altro angolo, 2 catenelle, una maglia alta nella catenella successiva e vado a ripetere le 16 maglie alte della seconda spalla. Ho terminato anche le 16 maglie alte della spalla e adesso 2 catenelle e 10 maglie alte della seconda metà davanti. Abbiamo così ottenuto la scollatura. 10 maglie alte per le due metà davanti, 16 per le spalle e 22 per il dietro. Proseguiamo. Lavoriamo adesso il secondo giro e vi faccio vedere come lavorare gli aumenti. 3 catenelle per iniziare, queste sostituiscono sempre la prima maglia alta e poi una maglia alta su ciascuna maglia sottostante.
ho lavorato così 10 maglie alte, adesso sono giunta all'angolo, vedete dove ci sono le 2 catenelle. Nello spazio di 2 catenelle lavoro una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta sempre dentro lo spazio di 2 catenelle. E poi proseguo lavorando sulle 16 maglie alte della spalla. Sono giunta all'altro angolo, ho lavorato le 16 maglie alte della spalla, adesso nell'angolo lavoro sempre nello spazio di 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. E poi lavoro sulle maglie alte del dietro. Proseguite lavorando allo stesso modo anche il dietro e l'altra spalla e la metà davanti, lavorando sempre negli angoli una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Ripeteremo questo lavoro per 10 giri, quindi ci vediamo qui alla fine del decimo giro. Ho lavorato per 10 righe la mia giacchetta e vedete ci sono le 10 maglie alte per le aperture, ci sono gli angoli, i 4 angoli con una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, poi le 16 maglie alte delle 2 spalle ed infine le 22 maglie alte del dietro. Adesso dobbiamo formare lo scalfo, quindi dobbiamo chiudere le maniche e pieghiamo poi il lavoro a metà. Ecco, vedete, prende forma la nostra giacca. Chiuderemo adesso nell'undicesimo giro le maniche. Vediamo come si fa. Iniziamo l'undicesimo giro con le nostre 3 catenelle. Una maglia alta su ciascuna maglia alta sottostante per la prima metà davanti. Ho lavorato le maglie alte della metà davanti, sono giunta all'angolo e lavoriamo dentro lo spazio di 2 catenelle, una maglia alta e una catenella. Adesso pieghiamo a metà la manica. E proseguiamo lavorando nell'angolo vedete che abbiamo qui davanti, eccolo qui in questo angolo, una maglia alta. Abbiamo così unito la manica, abbiamo formato il giro manica. Poi proseguiamo lavorando sulle maglie alte del dietro. Quindi abbiamo saltato la lavorazione delle spalle e d'ora in poi lavoreremo sempre sulle maglie alte del davanti e del dietro. Ho lavorato le maglie alte del dietro, sono giunta alla seconda manica, nell'angolo lavoro una maglia alta e una catenella. Piego la seconda manica a metà e nell'angolo vado a lavorare una maglia alta. Ho unito così anche la seconda manica. Proseguo lavorando sulle maglie alte della metà davanti e ho terminato il giro manica. Ecco, vedete, questi sono i 2 giri manica e d'ora in poi vado a lavorare solo sulle maglie alte del dietro e del davanti. 3 catenelle per iniziare e una maglia alta su ciascuna maglia alta sottostante. Ho lavorato le maglie alte della metà davanti, ora sono in corrispondenza dell'unione della prima manica. Vado a lavorare una maglia alta sulla maglia alta che abbiamo lavorato dentro l'angolo, vedete? Quello delle 2 catenelle. Abbiamo lavorato una maglia alta e qui lavoro una maglia alta. Poi abbiamo la catenella di separazione tra
i due lembi della manica e quindi lavoro una maglia alta anche qui e poi una maglia alta nella maglia alta che abbiamo lavorato nell'altro angolo e poi proseguo lavorando sulle maglie alte del dietro. Ho lavorato le maglie alte del dietro e sono in corrispondenza dell'unione della seconda manica. Di nuovo, dove abbiamo la maglia alta lavorata nell'angolo, andiamo a lavorare una maglia alta. Una maglia alta nello spazio di una catenella ed una maglia alta nella maglia alta lavorata nell'altro angolo. E abbiamo così unito il davanti con il dietro e d'ora in poi lavoreremo sulle 86 maglie alte del davanti e del dietro. Ecco che il nostro giacchino prende forma. Adesso proseguiamo a lavorare altri 9 giri dopo quello che abbiamo lavorato, quindi in totale 10 da sotto la manica e poi lo andremo a rifinire. Da sotto la manica ho lavorato per 10 righe. Adesso andiamo a rifinire senza spezzare il filo il nostro giacchino con un giro di maglie basse e iniziamo con una catenella che sostituisce la prima maglia bassa e poi inseriamo l'uncinetto, vediamo se riesco a mostrare meglio, lungo questi bastoncini formati dalle maglie alte. E lavoriamo a maglie basse, poi lungo il nodino che si forma a fine giro, poi di nuovo nel bastoncino formato dalla maglia alta in corrispondenza del nodino e continuiamo così fino ad arrivare alla scollatura. Ho lavorato le maglie basse lungo la prima apertura della davanti, sono giunta al punto della scollatura dove iniziano, vedete, le maglie della metà davanti, quelle della scollatura. Adesso qui vado a lavorare in corrispondenza della prima maglia alta, una maglia bassa, una catenella per formare l'angolo e non avere quindi il bordo che si arrotola. E di nuovo una maglia bassa sempre nella stessa maglia in modo da avere, vedete, questo arrotondamento. Poi proseguiamo lavorando una maglia bassa su ciascuna catenella di inizio lavoro. Qui siamo lungo la fila delle catenelle iniziali del lavoro. Ho lavorato le maglie basse della metà davanti, adesso qui mi ritrovo dove c'è il motivo a V, quindi una maglia alta, due catenelle e una maglia alta e lavoro in questo modo, una maglia bassa sulla prima maglia alta, non la chiudo, inserisco l'uncinetto nella seconda maglia alta e le chiudo insieme, questo per dare una forma arrotondata alla scollatura. Poi proseguo lavorando le maglie basse sulle catenelle della spalla. Eccoci giunte all'altro angolo, qui abbiamo maglia alta, due catenelle e maglia alta. Nella prima maglia alta andiamo a lavorare una maglia bassa aperta, quindi non la chiudiamo. Inseriamo l'uncinetto nella seconda e poi estraiamo quindi questo anellino e chiudiamo le due maglie insieme. Questo, vedete, dà una forma arrotondata alla scollatura. Poi proseguiamo lavorando le maglie basse sulle catenelle del dietro. Eccomi. Ho finito anche le maglie basse del dietro, sono arrivata all'altro angolo, qui lavoro di nuovo una maglia bassa aperta, un'altra maglia bassa aperta, in corrispondenza dell'angolo e le chiudo insieme. Proseguo di nuovo lavorando sulle maglie della spalla, lavoriamo sempre a maglie basse e vado a lavorare adesso l'ultimo angolo, quindi di nuovo in questa maglia lavoro
una maglia bassa e la lascio aperta e nella seconda vado a lavorare un'altra maglia bassa aperta e le chiudo insieme. E poi termino con le maglie della seconda metà davanti. Per voltare e lavorare lungo l'apertura lavoro una catenella e una maglia bassa sempre nella stessa maglia e poi lavoro come ho fatto già lungo la prima apertura una maglia bassa in corrispondenza dei bastoncini formati dalle maglie alte ed una in corrispondenza dei nodini. Siamo giunti alla parte inferiore, adesso lavoro una maglia bassa e una catenella per formare l'angolo inferiore dell'apertura davanti e poi proseguo lavorando lungo la vita una maglia bassa su ciascuna maglia alta sottostante. Qui è semplicissimo perché andremo a lavorare le nostre maglie, erano 86 maglie alte, quindi in questo caso lavoreremo 86 maglie basse. Ho lavorato anche la base inferiore con le maglie basse. Adesso vado a lavorare, vedete dove ho iniziato, una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassissima nella prima catenella, quella che sostituiva la prima maglia bassa. Abbiamo così terminato il primo giro di rifinizione del nostro giacchino. Adesso andiamo a lavorare il secondo giro sempre a maglie basse, quindi una maglia bassa su ciascuna maglia bassa sottostante. Siamo giunte dove avevamo lavorato una catenella per formare l'angolo arrotondato e dentro questa catenella vado a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. E poi lavoro le maglie basse della scollatura lavorando una maglia bassa su ciascuna maglia bassa, quindi in questo caso non farò le diminuzioni in corrispondenza degli angoli. Ho lavorato le maglie basse della scollatura, sono giunta di nuovo allo spazio di una catenella e lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa dentro lo spazio di una catenella e poi proseguo lavorando sulle maglie basse dell'apertura davanti. Siamo giunti alla fine dell'apertura, della seconda apertura davanti e adesso vado a inserire l'uncinetto dove avevo lavorato lo spazio di una catenella e lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa e poi lavoro sulle maglie basse dell'apertura dietro. Possiamo aggiungere quanti giri vogliamo di maglie basse, io ne aggiungerò un altro lavorando così come ho lavorato nel secondo giro. E poi inizieremo a lavorare le manichine. Per formare la manica dobbiamo lavorare in questo modo. Ecco qui la manica. Inseriamo l'uncinetto nella maglia centrale, ecco qui vedete, sotto la manica. E lavoriamo 3 catenelle. Poi andiamo a lavorare una maglia alta, vedete qui abbiamo questo punto della maglia alta sottostante, qui c'è l'angolo e un'altra maglia alta e poi qui andiamo a lavorare una maglia alta su ciascuna maglia alta della manica. Lavoriamo una maglia alta adesso in questo angolo, quello con le catenelle e poi una maglia alta in questo punto dove ci troviamo la maglia alta e poi chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Abbiamo raccolto in totale 39 maglie. Proseguiamo adesso lavorando una maglia alta su ciascuna maglia alta sottostante.
Quindi 39 maglie alte, la prima maglia alta è sempre sostituita da 3 catenelle e lavoriamo per 9 giri. Ho lavorato per 9 giri la prima manica e adesso vado a lavorare i giri a maglie basse per rifinire il polsino. Una catenella e una maglia bassa, poi lavoriamo una maglia bassa su ciascuna maglia alta sottostante. Terminiamo il giro con una maglia bassissima sulla prima catenella di inizio giro e lavoriamo di nuovo un altro giro a maglie basse. Ho lavorato per 3 giri a maglie basse, adesso chiudo il giro con una maglia bassissima. E abbiamo così terminato la prima manica. Adesso andiamo a lavorare la seconda allo stesso modo. Il punto di questa copertina si sviluppa su un numero di catenelle divisibile per 7 più 5. Vi faccio vedere come iniziare la copertina e poi vedrete da sole che il punto è semplicissimo. La mia copertina in larghezza misura 52 cm, mentre in lunghezza misura 74 cm, escluso il bordo che misura 6 cm. Per ottenere una misura di 52 cm ho avviato 152 catenelle più 3 per iniziare il lavoro. Io vi faccio vedere solo un campioncino. Avvio 3 catenelle per iniziare il lavoro e nella quarta, contando quella sull'uncinetto, lavoro una maglia alta e così ne abbiamo già due perché le prime 3 catenelle sostituivano la maglia alta. Quindi 3, 4 e 5 maglie alte. Poi lavoriamo 2 catenelle. Saltiamo 2 catenelle di base e a partire dalla terza lavoriamo di nuovo 5 maglie alte. Quindi per tutta la prima riga dobbiamo lavorare 5 maglie alte separate da 2 catenelle. Dobbiamo alternare per tutta la riga 5 maglie alte e 2 catenelle. Quindi 2 catenelle, saltiamo di nuovo 2 catenelle di base e lavoriamo 5 maglie alte. E lavoriamo così per tutta la riga. Dobbiamo terminare con 5 maglie alte così come abbiamo iniziato. Abbiamo terminato la prima riga, quindi 5 maglie alte e 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base. Lavoriamo adesso la seconda riga che sarà uguale a questa prima riga, quindi andremo a lavorare 5 maglie alte sulle 5 maglie alte e 2 catenelle sulle 2 catenelle. Iniziamo, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Due catenelle e andiamo direttamente alle maglie alte dell'altro gruppo lavorando 5 maglie alte. Due catenelle. E 5 maglie alte. Così per tutto questo secondo giro. Abbiamo terminato anche la seconda riga. Adesso iniziamo la riga con i ventaglietti. 3 catenelle per iniziare e andiamo a lavorare una maglia bassa sulla terza maglia alta sottostante. Poi dentro questo spazio di 2 catenelle dobbiamo lavorare 7 maglie alte.
7 maglie alte, poi andiamo a lavorare una maglia bassa nella maglia centrale delle 5 maglie alte. E di nuovo 7 maglie alte nello spazio di 2 catenelle. Una maglia bassa nella terza maglia alta del gruppo di 5 e così via, di nuovo 7 maglie alte. E una maglia bassa. 7 maglie alte. E una maglia bassa nell'ultimo gruppo di maglie alte. Poi una catenella ed una maglia alta nell'ultima maglia di base. Adesso andiamo a lavorare nella quarta riga di nuovo i gruppi di 5 maglie alte, però li lavoriamo alternati. 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta e 3 catenelle di separazione. Saltiamo nel ventaglio di 7 maglie alte la prima maglia alta e a partire dalla seconda lavoriamo le nostre 5 maglie alte. Saltiamo anche l'ultima del gruppo di 7 maglie. Lavoriamo 2 catenelle e andiamo al secondo ventaglio. Saltiamo la prima maglia e andiamo sulla seconda. E ripetiamo le nostre 5 maglie alte. Due catenelle, di nuovo saltiamo una maglia e andiamo a lavorare 5 maglie alte dalla seconda alla sesta del gruppo di 7. 2 catenelle e di nuovo saltiamo una maglia e lavoriamo le ultime 5 maglie alte. 3 catenelle ed una maglia alta sulla prima catenella del giro precedente. Lavoriamo un giro analogo a questo, però lavoreremo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi 2 catenelle di separazione e 5 maglie alte sulle 5 maglie alte sottostanti. Due catenelle e di nuovo 5 maglie alte. Terminiamo il giro con 2 catenelle ed una maglia alta nella terza catenella sottostante. Adesso lavoriamo i ventagli, anche in questo giro saranno alternate rispetto al terzo giro. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e dentro lo spazio di 2 catenelle andiamo a lavorare 5 maglie alte. Che insieme alle 3 catenelle ne formano 6. Poi saltiamo le prime 2 maglie alte e sulla terza lavoriamo una maglia bassa.
E adesso lavoriamo le 7 maglie alte normalmente dentro lo spazio di 2 catenelle. Una maglia bassa e di nuovo 7 maglie7 maglie alte. Ed una maglia bassa. Siamo giunti all'ultimo spazio e qui in questo spazio di 2 catenelle andiamo a lavorare 5 maglie alte. Ed una maglia alta la lavoriamo nella terza catenella. Abbiamo così in questo giro alternato i ventagli rispetto al terzo giro e li abbiamo lavorati così. Questi interni sono tutti di 7 maglie alte, mentre i due alle estremità sono di 6 maglie alte. Iniziamo adesso il giro analogo al primo, con le 5 maglie alte, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, poi 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Saltiamo l'ultima maglia alta e lavoriamo 2 catenelle. Saltiamo la prima maglia e poi anche l'ultima del ventaglio di 7 e andiamo a lavorare le nostre 5 maglie alte. Catenelle, saltiamo la prima maglia e andiamo a lavorare altre 5 maglie alte. Abbiamo lavorato i gruppi di 5 maglie alte, adesso lavoro 2 catenelle e mi ritrovo l'ultimo ventaglio, quello di 6 maglie alte. Salto la prima maglia e vado a lavorare 5 maglie alte. Ed infine la quinta. Abbiamo lavorato 7 giri e a partire dal settimo giro si ripete quindi la lavorazione del primo giro, della prima riga. E quindi alterneremo sempre questi 3 giri di maglie alte, gruppi di maglie alte e i ventaglietti ogni 3 giri, vedete, si alternano. Quindi lavoriamo per 6 righe e poi ripetiamo di nuovo a partire dalla prima riga. Questo è il risultato del punto nella mia copertina, vedete, è molto molto bello, particolare davvero, semplicissimo perché la lavorazione l'avete vista, è davvero molto semplice e non è necessario nemmeno seguire uno schema, però l'effetto è davvero molto bello. Poi ho aggiunto questa bordura un po' più elaborata che rende la copertina davvero molto bella. Il tutorial di oggi è terminato, io sono curiosissima di vedere le vostre copertine e anche le giacche realizzate con il canna da zucchero Lux. Sono curiosa di sapere quale tinta avete scelto per il vostro completo. Se non avete ancora provato i filati Mistricò, cosa che mi sembra abbastanza difficile, vi invito a farlo. Nella descrizione del video troverete anche il link per acquistare i filati e per qualsiasi cosa potete scrivermi un messaggio qui sotto al video oppure sui miei canali social. Vi aspetto al prossimo tutorial, grazie ancora a Mistricò per i suoi bellissimi filati, le sue meraviglie e ci vediamo al prossimo lavoro. Ciao ciao!